The Doctor, questo è per te. Che scuola di merda. Siete una scuola di merda, Doc, senza offesa per voi, perché io capisco i tifosi quando si lamentano, ma una squadra così senza un minimo di grinta, di gioco, di dignità non l'ho mai vista. Cioè, ha fatto dei cambi allegri senza senso, ragazzi. Cioè, il Ligiu è entrato, ha fatto più di Kostic, ha messo al 60esimo. No, guarda, quella che l'ha messa, sì, al 70esimo, su di, cioè, l'ha messo tardi. Milik, un fantasma, Locatelli, un centrocampista merdoso. Il Milan ha fatto un tiro in porta, cioè, nel primo tempo, e ha segnato. Cioè, questa è la prova che aveva attaccante, come Giroud, ti fa vincere le partite. Cosa che la Juventus non c'ha. La Juventus non c'ha tutto, cioè, non c'ha niente la Juventus. Poi cambi senza senso di Bonucci con Pembro, non ho seguito un cazzo. Allegri l'ha voluta perdere, non è più la squadra di Baro. Comunque, la Milan Champions League, meritatamente. L'anno prossimo si giocherà ancora la Champions con l'Inter, la Lazio e il Napoli. Ci può anche stare. Hanno meritato di vincere quelli del Milan perché hanno avuto più fame, hanno avuto più grinta di vincere. Nel secondo tempo più in Milan che la Juventus, anzi nel secondo tempo poteva essere 2-0 per il Milan se tornato giù non avesse sbagliato la scelta di darla a Sale Becker, era già finita. Detto ciò, caro Doctor, bello della Conference League, l'anno prossimo te la giochi. Ciao Doc.